Noi comprendiamo tutto quello che ha comportato la decisione di chiudere due edifici scolastici importanti come la Scuola Media Pagliaccetti e la Scuola dell'Infanzia e Primaria di Colleranesco. Questo lo abbiamo fatto perché abbiamo a cuore la sicurezza della popolazione scolastica e in poche ore i ragazzi hanno potuto riprendere le attività. E abbiamo garantito a loro, alle famiglie, il trasporto scolastico, il pre-post scuola che partirà in questi giorni. Abbiamo reperito nuovi spazi per le attività musicali e tutto quello che occorre per garantire la continuità didattica fino alla fine di questo anno. Comprendiamo tutti i disagi, sappiamo però che lavorare da buon padre di famiglia vuol dire garantire la sicurezza e nel contempo garantire l'istruzione. Capiamo anche che i genitori vogliono certezze rispetto ai tempi, alla tempistica dei lavori. Allora, primo, questa è una soluzione momentanea, fino alla fine di questa stagione scolastica 2016-2017. Nel contempo, mentre stavamo garantendo la continuità e tutti questi servizi che abbiamo detto, abbiamo lavorato e stiamo lavorando in questi giorni per conferire gli incarichi per la progettazione dei lavori che verranno fatti per migliorare e adeguare il coefficiente di vulnerabilità sismica, di resistenza a un eventuale sisma di quei due edifici che abbiamo chiuso e per garantire la loro riapertura all'inizio della prossima stagione scolastica. Stiamo facendo tutto questo e questo sarà fatto per, ripeto, garantire la ripresa delle attività dei ragazzi nel 2017 e 2018 in quegli edifici che abbiamo chiuso solo per garantirne la sicurezza. Aggiungo che proprio in queste ore, subito dopo questa decisione, stiamo appunto facendo tutte le attività anche per conferire l'incarico per verificare il coefficiente di vulnerabilità sismica dell'edificio già sede del Tribunale di Giulianova. Questo perché vogliamo anche prevedere eventualmente alternative a eventuali trasferimenti scolastici.